Grazie Presidente, Ministro Lamorgese. La legge 160 del 2019 ha previsto negli anni 2021 e 2034 l'assegnazione di contributi ai comuni per investimenti di progetti di rigenerazione urbana, progetti che noi riteniamo fondamentali per lo sviluppo del Paese. Ma solo 483 enti locali sono risultati beneficiari, pochissimi del Nord, e le risorse sono state concentrate soprattutto al Sud. E questo per un criterio che è l'indice di vulnerabilità sociale, che si è dimostrato anacronistico e inadeguato, con un'evidente disparità tra i comuni del nord e i comuni del mezzogiorno. Quindi le chiediamo, signor Ministro, quali sono le iniziative che si intende assumere al fine di integrare le risorse disponibili con l'obiettivo di finanziare tutti i progetti ammissibili, nonché di stabilire criteri differenti da quello relativo all'indice di vulnerabilità. Grazie. La Ministra dell'Interno Luciana Lamorgese ha facoltà di rispondere, prego. Signor Presidente, onorevoli deputati, il quadro giuridico di riferimento relativo all'erogazione dei contributi ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana ha trovato puntuale applicazione e attuazione con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2021, adottato di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze, dell'Interno, delle Infrastrutture e dei Trasporti, a seguito dell'intesa acquisita in conferenza Stato-Città e Autonomie Locali il 26 novembre 2020. Ed è in quella sede che si è convenuto sulla necessità di introdurre tra i criteri per la selezione dei progetti quello ricordato dall'onorevole interrogante, che fa riferimento all'indice di vulnerabilità sociale e materiale, così come definito dall'Istat. Si tratta di un criterio che trova applicazione allorché, come poi di fatto è avvenuto, l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili e si giustifichi in ragione dell'oggettiva necessità di riconoscere una preferenza alle realtà locali più svantaggiate in coerenza con la finalità dell'intervento legislativo. Pertanto, il decreto di individuazione dei comuni risultati beneficiari, con l'approvazione della relativa graduatoria, che è stata adottata a dicembre 2021 dal Ministero dell'Economia e Finanze, Interno e Infrastrutture, non poteva non tener conto di quei criteri che erano stati concertati e prefissati nel procedere alla distribuzione delle risorse. È ben evidente come la possibilità di erogare contributi anche in favore di progetti ritenuti ammissibili, ma che non hanno beneficiato di risorse per l'incapienza dei fondi disponibili, richieda un'ulteriore integrazione degli stanziamenti. In questo senso, dopo un primo intervento già effettuato con il decreto legge 152 del 2021, che ha implementato nel quadro delle risorse del PNRR i fondi disponibili, integrandoli di 200 milioni di euro per gli esercizi finanziari 2023-2024, ulteriori interventi sono stati disposti con la legge di bilancio 2022 allo scopo di corrispondere alle esigenze di riequilibrio segnalato da più parti. Si è stabilito infatti che i fondi in questione, integrati per il corrente esercizio di ulteriori 300 milioni, possano essere assegnati anche ai progetti presentati dai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che in forma associata superano detta soglia. Potranno concorrere a questo nuovo finanziamento anche quei comuni che non sono risultati beneficiari del finanziamento per l'insufficienza delle risorse. La stessa legge di bilancio 2022 ha previsto che a decorrere dal 2023 le regioni possano utilizzare le risorse già ad esse assegnate per gli investimenti in tema di rigenerazione urbana, prevista dalla legge di bilancio 2019, proprio allo scopo di realizzare i progetti ricadenti nel proprio territorio ritenuti ammissibili ma non finanziati nell'ambito della graduatoria di cui ho detto prima. Si
Tuttavia, ben consapevole della delicatezza e della rilevanza della tematica, come ho detto prima, segnalato da più parti, in coerenza con un apposito ordine del giorno approvato in sede di discussione di legge di bilancio 2022, assicuro che il Governo è impegnato nell'individuazione di ogni utile soluzione per andare incontro alle esigenze degli onorevoli interroganti.